Ciao ragazzi, benvenuti qua su GamesHeroes.it. Continuiamo il nostro tutorial di Kerbal Space Program 2, continuando il nostro allenamento con evitare il suolo, un'attività che sarebbe il caso di imparare prima di partire verso lo spazio. Andiamo! Evitare il suolo. Se intendi visitare lo spazio per più di un paio di minuti, dovrei entrare in orbita. Un oggetto è in orbita quando si muove lateralmente a velocità tali da evitare il suolo nonostante la forza di gravità. Finché un oggetto non viene rallentato da qualcosa sulla stessa traiettoria, la sua orbita intorno ad un corpo celeste è perpetua. Se quell'oggetto è un Kerbal, si consiglia di portare scorte adeguate di merendine. Dato che l'obiettivo è muoversi orizzontalmente ad alta velocità, perché non decollare di lato? L'atmosfera su Kerbin, ossia sulla Terra, è come una zuppa molto densa e cercare di attraversarlo orizzontalmente consumerebbe un sacco di carburante. Decollando in verticale, si taglia attraverso la parte più densa dell'atmosfera il più in fretta possibile. Molti razzi orbitali cominciano a muoversi verso l'orizzonte non appena partono dalla piattaforma di lancio. Questa manovra, chiamata virata gravitazionale, sfrutta la gravità per sterzare il veicolo e riduce la quantità di carburante necessaria a ottenere un'orbita stabile. Se parti dall'equatore, una sterzata gravitazionale va orientata verso est per farsi aiutare dalla rotazione del pianeta. Grazie, pianeta! Quando il veicolo raggiunge una velocità sufficiente da tracciare un arco nell'atmosfera, si spengono i motori e ci si muove d'inerzia nello spazio. Quando è vicino all'apice di quell'arco, il veicolo deve avviare di nuovo i motori per non cadere giù verso il pianeta. Così facendo, l'arco si trasforma in un bel cerchio. Congratulazione, hai evitato il suolo. Quindi si parte, si sterza, quando si è arrivati alla giusta altezza si accendono di nuovo i motori per aumentare questo arco e a quel punto si crea l'orbita. Ora la vediamo insieme. La prima cosa da fare per creare un'orbita è avere un razzo abbastanza potente da raggiungere l'orbita e da poter poi continuare a girare intorno al pianeta. In questo caso ci viene spiegato che per costruire un razzo è sempre meglio partire dall'alto e poi scendere verso il basso, in modo tale da avere un ordine delle cose che devono rimanere attive. Lo stadio superiore è quello che abbiamo già visto, quindi non è un problema, però in questo caso dobbiamo aggiungere potenza a questo razzo, quindi dobbiamo creare un razzo multistadio. Quando vogliamo separare uno stadio vuoto che ha esaurito il carburante, lo colleghiamo allo stadio superiore tramite un disaccoppiatore. Un disaccoppiatore contiene bulloni esplosivi che una volta attivati separano lo stadio collegato dal resto del veicolo. Li vediamo qua. Andiamo qui. Questa sorta di anello, di cintura, è proprio il disaccoppiatore. In pratica immaginate una cintura che quando non serve più slaccia, diciamo distacca il pezzo inferiore che ha esaurito il carburante. Quindi mettiamo questa sorta di cintura, meglio disaccoppiatore, in fondo al razzo e poi dovremo ovviamente inserire il resto del razzo. In questo caso, ci viene consigliato di utilizzare una funzione che ci evita di creare tutte le volte una serie di razzi identici. Ora, l'icona è qua dietro la mia faccia, quindi non preoccupatevi, però è una cartella, è a forma di cartella e una volta cliccato vi fa vedere tutte le cose che avrete salvato. In questo caso il gioco ha salvato per noi questo razzo che ora andiamo ad integrare, che è la parte inferiore, è un razzo più potente, che appunto contiene serbatoio, contiene un motore e ci permette di velocizzare la costruzione. Ora l'abbiamo attaccato e qui abbiamo il nostro razzo. Ok? Continuiamo a costruire il nostro razzo nel prossimo tutorial. Eccoci, a volte i razzi spaziali hanno bisogno di un boost extra, in questo caso potrebbe essere utile per raggiungere la nostra atmosfera ed arrivare più rapidamente. Non sono veri e propri motori, ma sono dei booster, ossia sono dei appunto, diciamo, serbatoi di carburante, che comunque un motore dovranno ben avercelo, che permettono appunto di accelerare la salita. In questo caso, però, per evitare di dare problemi al motore, che è ovviamente qua nella parte inferiore, questi booster vanno inseriti di lato. Ora li vediamo.
Intanto, quanti ne vogliamo mettere? Il gioco qua ci suggerisce di metterne 4, quindi andiamo qua in modalità simmetria, ora poi vediamo il perché, e selezioniamo 4, ok? Una volta fatto, andiamo a prendere i disaccoppiatori radiali, che sono quelli che permettono di attaccare questi booster ai lati del razzo, non sotto, come abbiamo fatto prima. Quindi andiamo qua. Li vedete? Sono 4, perché noi gli abbiamo detto che ne vogliamo 4. Ora li mettiamo qua sotto, in basso. E siamo pronti per mettere i booster, ovviamente. Questi sono come dei ganci. A questi ganci ci dobbiamo attaccare i booster con il carburante solido. Ok? Sono questi qua. Ci viene suggerito. Li prendiamo e loro, come vedete, diventano già 4. Vedete, scendendo si possono addirittura mettere con delle forme diverse o cose così. Ma ovviamente non avrebbero molto senso... Così sul nostro razzo andremo a fare dei pasticci, però si possono creare un sacco di alternative. Li mettiamo quindi. Ok? Abbiamo anche i booster. Ora bisognerà però capire come far partire il razzo e questo lo vediamo nel prossimo tutorial. Abbiamo il nostro razzo e va bene, però dobbiamo dargli un ordine, perché tutte le volte che noi premiamo il pulsantone verde che abbiamo visto nel tutorial precedente, nel video precedente, facciamo succedere qualcosa. Una di queste cose succede in base a quello che abbiamo messo qui nella pila a destra, che vedete, dove c'è scritto 5, 4, 3, 2, 1, e che indicano la pila degli stadi. Ok? Qui sono tutti gli stadi del nostro razzo. Cosa succederà e quando succederà? Ovviamente potremmo modificarlo anche in volo, ma farlo all'inizio, prima di partire, è sicuramente più semplice. Eccoli qua, li vedete? Qua ci sono anche delle icone, tipo il motore, un distaccamento, piuttosto che questi sono i disaccoppiatori radiali che abbiamo messo prima. Quindi bisogna sistemarlo. In questo caso noi abbiamo i booster, qui li vedete nella parte a destra, che sono presenti all'interno del disaccoppiatore principale. In pratica, con la prima pressione facciamo partire il motore, ma non i booster. E dopodiché si staccherebbero. Tanto noi vogliamo che i booster partano insieme al motore, quindi booster e motore li trasciniamo qua sotto. Ok? Ora abbiamo tutte e due. Al primo avvio, quando lanciamo il razzo, accendiamo tutte e due, motore e i booster. Il problema è che, ci viene detto, questi booster consumano energia, consumano carburante molto più in fretta del motore principale. Quindi bisogna liberarsene prima di separare il razzo, il secondo stadio del razzo. Ok? Per farlo, aggiungiamo uno stadio qui, eccolo. E ora, questi disaccoppiatori, che altrimenti farebbero staccare i booster, quando appena si accendono, e non va bene, lo mettiamo nello stadio 2. In questo modo, noi cosa abbiamo? Accendiamo i motori, quando è finito il disaccoppiatore, e quando hanno finito di funzionare i booster, li stacchiamo con il disaccoppiatore, poi stacchiamo il razzo quando avrà finito il motore inferiore, in modo da staccare anche quel carburante, resterà soltanto questa parte di razzo, lo vedete, basta portare qui sulla... viene evidenziato il disaccoppiatore che si staccherà e staccherà anche la parte inferiore. Si accenderà un altro motore, che è quello che poi ci permetterà di fare la virata orbitale. Qui poi ci sarà il disaccoppiatore per l'atterraggio e poi per quando dovremo atterrare staccheremo anche quel motore per essere più leggeri. E poi qui in fondo alla fine attiveremo il paracadute per atterrare e terminare la missione. Andiamo quindi al tutorial successivo e vediamo cosa succederà. Possiamo dare inizio alle danze. In questo volo arriverai fino in orbita, ma non temere, ti guiderò passo passo nella procedura di lancio. Ti aiuterò a seguire una virata gravitazionale, a muoverti di lato, a volare di inerzia nello spazio, ad altitudini orbitali e a dare un ultimo strappo allo zenith del tuo arco di volo per stabilire un'orbita stabile. Ok, siamo pronti. Finalmente, dopo che abbiamo costruito il nostro razzo per partire, possiamo partire e fare questa virata gravitazionale. Partiamo da qui. Ci viene un attimo spiegata anche la navisfera, questa icona, questo indicatore, non icona, questo indicatore che sarà in movimento e che ricorda molto quello dei simulatori di volo per chi li ha già giocati.
In altre parole, indica l'orientamento del tuo veicolo rispetto all'orizzonte. In questo caso è tutto blu perché noi siamo diretti verso l'alto, verso il cielo, ok? La parte blu della sfera rappresenta il cielo, la parte marrone rappresenta il suolo. L'indicatore al centro mostra l'orientamento del veicolo. Quando esegui la manovra, la sfera gira di conseguenza. Quando esegui un rollio, anche la sfera ruota. Dando per scontato che vuoi un razzo che punti verso l'alto, se sulla navisfera c'è un sacco di blu, allora stai andando bene, perché stai puntando verso il cielo. Se sei in dubbio, ricorda questa rima. Se la navisfera è marrone, stai per scavare un burrone. Ok, quindi il blu va bene per salire, il marrone per scendere, ok? La vedremo, tanto adesso poi si muoverà e diventerà evidente. Al lancio bisogna attivare i motori al massimo, perciò devi impostare l'acceleratore al 100%. L'acceleratore è questo qui, sulla sinistra, adesso c'è lo 0%. L'unica impostazione principale, la migliore per partire, è l'impostazione massima. Una volta avviati non possono essere spenti, quindi anche qua bisogna stare attenti perché i booster, al contrario del motore, sono solo al 100%, mentre il motore poi sarà regolabile. Ci siamo? Ok, allora andiamo via. Qui la vedete? Allora, intanto ci sono vari modi per farla aumentare. Quello che userò oggi è tenere premuto il tasto sinistro, che come vedete è questo, e lo possiamo portare fino al 100%, perché è qui che noi dobbiamo dare massima potenza, ovviamente, se no non si parte. Quando siamo pronti, che adesso siamo pronti, diamo una bella ditata al pulsantone via e partiamo. Eccoci. Allora, la navisfera, la vediamo, è tranquilla. Siamo in salita, qui abbiamo questi qua sotto, sono i booster, li vedete che stanno diminuendo molto rapidamente con fronte al motore. Ora che è finito, li sganciamo. E intanto ci viene anche detta la virata gravitazionale. Come vedete qui sulla navisfera è comparsa una crocetta rossa, ok? È il momento di iniziare la virata gravitazionale. Una virata gravitazionale sfrutta l'attrazione gravitazionale di un pianeta per trasformare un'ascesa, quindi una salita verticale, in un arco orizzontale. Questo è il primo passo per entrare in orbita. Per il nostro primo volo in orbita cominceremo la virata gravitazionale dove l'aria è rarefatta, ossia ad un'altitudine di circa 10.000 metri, parliamo di 10 km sulla superficie del mare. Ho posizionato un indicatore sulla tua navisfera per mostrarti dove puntare il razzo. Noi dovremo andare, in questo caso, verso destra, diciamo così, ok? Quindi sterzeremo piano piano verso destra. Intanto ci sono sganciati i nostri amici e come vedete dovremo girare verso destra per far sì che l'indicatore vada al centro del nostro razzo, ok? Andiamo. Cominciamo a girare, ecco, la vedete che piano piano si avvicina, intanto spunta un pochino di marrone, che è giusto che sia così. Ci muoviamo, siamo oltre 20.000 metri, eccoci più o meno siamo qua, cerchiamo di tenerlo al centro, altrimenti potete sempre, diciamo, organizzarvi. Si è svuotato l'ultimo stato di carburante, quindi buttiamolo via. Ecco, ora siamo anche più leggeri, come vedete, possiamo gestire molto meglio la nostra rotazione gravitazionale. La crocetta più o meno ora è al centro. E piano piano ci viene detto, appunto, eseguite un po' di piccole correzioni per cercare di mantenere la crocetta rossa al centro della nostra, del nostro navigatore, della nostra, viene chiamato navball. Eccola qui. Ok, piccoli accorgimenti, sono sempre la cosa migliore da fare per evitare di andare a sfasare troppo. E ora, come vedete, noi siamo paralleli tra la terra marrone e il cielo, che invece è azzurro, ok? E qui abbiamo finito il nostro tutorial. Vi faccio dare un'occhiata a quello che abbiamo combinato. Lì è da dove siamo partiti. Siamo a 113, 14, 15 km, 115, 16, 17, via, sempre più lontani dal nostro piccolo pianeta. In realtà è il pianeta Kerbal, però
alla fine è la stessa cosa della Terra. Ok? Andiamo avanti, vediamo cosa arriva nel prossimo tutorial. Adesso siamo su una traiettoria balistica. Se non apporti le giuste modifiche, il tuo razzo finirà per schiantarsi al suolo. In pratica, siamo saliti e ora, per via dell'attrazione gravitazionale del pianeta, stiamo per tornare giù, facendo una brutta fine. Il nostro obiettivo è trasformare quest'arco in un'orbita. La trasformazione di questa traiettoria in un'orbita circolare si chiama circolarizzazione. Quando pianifichi ed esegui manovre in orbita, conviene spostarsi sulla visuale della mappa, dove puoi vedere ogni sezione della tua traiettoria attuale. Possiamo premere M oppure andare qua sotto e cliccare sull'icona della mappa. È indifferente. Eccoci qua. Qui ci vedete. Allora, dove noi siamo? Questa è è il nostro razzo. Questo è un API, ossia un apoapside. Qui è dove ci andremo a schiantare se non cambiamo niente, ok? Che non è il caso. Qui ci dice che l'arco blu che attraversa il veicolo è la traiettoria attuale, ok? Quindi stiamo facendo questo giro. Se non toccherai più i comandi, finiamo per schiantarci in questo punto qua. Dopo aver fatto volare di inerzia nello spazio il veicolo fino quasi a raggiungere lo zenith dell'arco, dovrai puntare in avanti e poi avviare il motore. Lo zenith di questo arco è questo qua, chiamato apoapside, ok? Quindi continuiamo. Forniamo una spiegazione ancora più dettagliata. Lo zenith del tuo arco, quindi il punto più alto del tuo arco, ha un'etichetta utile nella visuale della mappa chiamata apoapside. Prima di superare quel punto, perché altrimenti cominciamo a cadere, dovrai raggiungere l'accelerazione massima. Ok? Come fare? Tanto la cosa importante da fare è andare con la posizione, perché ovviamente se avviamo il motore che siamo in una direzione sbagliata, noi cominciamo ad andare in una direzione che non è più quella corretta per creare la nostra orbita. In questo modo, quindi, dobbiamo andare prima sull'indicatore prograde o prograde, non so come venga definito, e cliccandolo sposteremo la visuale della nostra navicella verso quella direzione. Ve lo faccio vedere un pochino meglio. Ok, così appena noi acceleriamo, lei piano piano avete visto, si è girata e a questo punto stiamo arrivando piano piano al AP. Qua però vedete che si sta allungando l'arco. Vedete? Sta diventando sempre più lungo. E quindi noi ci schianteremo sempre più lontani, finché questo non sorpasserà il pianeta. Perché vedete, piano piano arriverà un punto, più o meno qui, dove il pianeta non ci sarà più e quindi lui potrà cominciare a ruotare. Guardate, eh. Guardate. Ora qui c'è una visuale un po' così, opla! E ora vedete? Non c'è più. Abbiamo creato l'orbita intorno al pianeta. Per non continuare ad aumentare l'orbita, dobbiamo togliere la potenza del motore, altrimenti questa sarebbe continuata ad aumentare. Ora siamo in orbita e possiamo orbitare intorno al pianeta. Di solito a questo punto dico di controllare sotto il sedile, vabbè, qua fa delle battutine buffe per delle merendine, ma in realtà questo è quello che abbiamo completato oggi. Siamo qua sopra e stiamo continuando a girare. Vi faccio rivedere la mappa, proviamo ad accelerare un po' il tempo, così da farvi vedere che piano piano. Guardate, eh. Vedete, stiamo girando. Tanto qui è finito il tutorial di oggi, o quantomeno di questo episodio. Ora siamo nel periapside e ora piano piano ricontinuiamo la nostra orbita. Grazie a quella velocità che abbiamo acquisito accendendo i motori prima, continuiamo a girare intorno al nostro pianeta. Qui vi faccio vedere ve lo facevo vedere un pochino più veloce, ma quindi oggi siamo andati in orbita. Ragazzi,
Grazie per averci seguito, spero che abbiate apprezzato e vi siate un po' emozionati. Mi emoziona sempre in realtà questa cosa, la trovo sempre molto poetica. E, noi ci vediamo subito dopo in un nuovo tutorial, sempre qui, dove vedremo cosa dovremo fare. Probabilmente dovremo cambiare l'orbita. Alla prossima, ciao ragazzi!